Signora Talline, Talline giusto? Cosa ne pensa del Vinitaly e soprattutto cosa ne pensa del Prosecco? Então, é a segunda vez que eu estou na Vinitaly, muito importante, uma das feiras mais importantes do mundo. Fiquei impressionada com o tamanho, com a força da Vinitaly. Itália está de parabéns, acho que o Brasil tem que seguir o caminho, aprender muito com a Itália. E Prosecco é uma das minhas uvas favoritas. Tenho uma vinícola no Brasil, também vinifico em Charmat. E me espelho na Carpinè Malvolti, porque é uma empresa muito importante e muito séria com o trabalho que faz. Então, ela é encantador estar aqui recebendo. Sim, sim. Bem, lei ha detto que lei é muito contente de estar aqui, alla Vinitaly, é uma felicità para poder participar. E anche sono un produttore di Charmat nella loro vinicola, nella vinicola Sant'Augusto, nella Serra di Santa Catarina. Si ispirano molto nella Carpinè Malvolti perché è realmente un'eccellenza per quel che riguarda la produzione del Charmat. Per lei che cos'è il profumo del Prosecco? Il profumo del Prosecco, io acho che per me è l'espressione della uva in sé, perché ha tutto il sapore da flora mesmo, da sua uva. Então, a Prosecco tem flores, tem frutas, e é exatamente isso que torna a nossa vida alegre, a nossa vida bonita, as flores, as frutas, o que nos torna alegre. Então, para mim, a Prosecco é uma uva que demonstra vida alegre. Lei dice que l'importanza dell'uva Prosecco, l'importanza del Prosecco, dei suoi aromi, dei suoi profumi, è una celebrazione alla vita perché è fiori, frutta, allegria, felicità e quindi è una celebrazione alla vita, è un'allegria e è un eccellente motivo per poter stare in buon ambiente sociale. Per noi è già una cosa bellissima che il Prosecco sia giovane e soprattutto sorridente. Un'ultima cosa, cosa fa il traduttore nella vita? Il traduttore nella vita fa il sommelier e lavora nell'ambiente del vino come professionista, attuo come rappresentante in Brasile, nel nord-est, nella città di Fortaleza. Una bellissima città, il Brasile è bellissimo e grazie a Sud America 2009. Grazie mille, signora Talline. Arrivederci.